Medea, portami all'ombra. Oddio, che calore. Mamma, ma qui state fresca. Purtroppo la pelagra fa andar via la testa. A lavorare pareva più robusta di un uomo. Il giorno in campagna, la sera in casa. Non stava mai ferma. Venanzio. Dammi un Portogallo. Un Portogallo. Oh sì. Mamma, dell'acqua, bevete. No, no, non la voglio. Un Portogallo. E non sia un Portogallo. Un Portogallo. Attacco il biroccio, vado a Argenta a cercare il dottore. È inutile, anche se lo trovi. Non ci può fare niente. Ma ci sarà una medicina. Per la malaria c'è il chinino. Per la pellagra non c'è niente. Dicono che viene a mangiare troppa polenta. Lei ha mangiato solo quella tutta la vita. Se c'è qualcos'altro, lo dà sempre a noi altri figli. Sì, lo so, lo so. Venanzi, un Portogallo. Venanzi. Ho sete. Campate, madre. Ve lo prendo un Portogallo quando vado a Argenta. Mi sentite? Mamma. Mia nonna è morta così, con la voglia di un'arancia. Il Portogallo e l'arancia. Lei non l'aveva mai mangiata. Aveva visto un bambino tanti anni prima, un figlio di signori, che sbucciava un'arancia e se la mangiava fettina fettina. Ci aveva pensato per 30 anni. E solo morendo aveva trovato il coraggio di chiederne una. Ma proprio perché non ci stava più con la testa, come aveva detto Don Angelo. Requiem aeternam dona ei Domine, lux perpetua luce a tei, requiescat in pace, Amen. Suscipiat te Christus, vivocavit te, et in sinum Abrahame angeli ducant te.